Ma sì, sai, il concetto è che, vabbè, non è che abbiamo fatto tante cose, però abbiamo cercato di fare due cose. La prima è portare un po' di serenità, anche perché venendo da fuori io non ho vissuto il periodo precedente, per cui per me oggi è un po' come l'esordio. E quindi quando c'è un esordio c'è un grande entusiasmo. L'altra cosa importante, secondo me, abbiamo cercato di liberare un po' la mente impostando un pallacanestro di corsa, e mi sembra che abbia portato dei frutti, anzi mi sembra che in un certo momento si sono viste delle belle cose come idea di squadra. E in più, chiaramente, io avevo bisogno di tutti, cioè tutti stasera hanno avuto la prova del campo per dimostrare cosa possono fare, cosa possono dare, e tutti hanno dato. Posso dire che magari qualcuno abbia sbagliato, abbia perso problemi, ma non ho trovato qualcuno che si è fermato, si è bloccato, e niente, devo dire che non ho fatto molto, ho solo cercato di fare queste piccole cose, e poi da qui, sai, cresce l'autostima, cresce la fiducia, e le cose cambiano. Energia, 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 a me piace giocatori di energia, giocatori che portano energia, mi sembra che i ragazzi abbiano portato energia. È vero anche che i giovani sono anche più portati a fare questo, no? Quindi fa parte un po' del loro DNA, i giovani, a portare energia. Ma vedere i giovani spenti non mi piace, e hanno trovato energia e hanno fatto bene. Poi una gran bella difesa avete rispetto alle partite precedenti, che magari non ha visto coach, sono quando hanno tentato di farsi sotto 3-5 punti di distacco, non avete mai mollato, anticipi, ripartenze, insomma. Sì. Beh, avevamo preparato un pochettino la partita sul concetto perimetrale che loro, a cui si affidavano molto. Infatti, se ti ricordi bene, nei primi due quarti hanno, come dire, fatto veramente poco. Nel secondo quarto, sempre con lo stesso idea, però qualche bomba in più l'hanno messa. Però ti ripeto, credo che il concetto sia un po' l'energia, il correre, liberare la mente, e poi credo che fare una partita punto a punto, stare lì e lottare, fa crescere l'autostima dei giocatori. Gambolati? Gambolati ha fatto il suo, è stato limitato dai falli. Io non sono abituato a fare i processi ai giocatori, sono abituato a pensare che vanno in campo e mi danno lì. Sicuramente non penso che sia stata, ha fatto per alcuni momenti, è stato importante, poi quando ti condiziona un lungo, quando si condiziona i falli, poi non riesci più tanto a giocare. Tra l'altro ne hanno sfidato un paio di falli un po' così, che non ho inventato. Però obiettivamente devo dire, tutti hanno dato il loro contributo. Anzi, vorrei aggiungere una cosa, io devo dire che il mio fido assistente Corrado Bocciarelli è stato un trade union in questa settimana fantastico, perché al di là del rapporto di amicizia che c'era tra me e lui, però lui è stato, quando sono arrivato, quello che mi ha veramente dato le dritte giuste, mi ha aiutato, e insieme abbiamo cercato di cominciare a costruire qualcosa per cambiare un po' questa situazione.